insieme ai genitori, insieme agli insegnanti, insieme a chi la scuola la vive ogni giorno, a chi lo fa e non ha diritti, a chi lo fa e viene calpestato, a chi viene deviso, a chi viene scimmiottato da un presidente del Consiglio che si mette alla lavagna con un cestetto. Voi avete dignità e rispetto, ma questo governo non ve lo riconosce, noi sì. Per questo dobbiamo costruire insieme questa riforma, una scuola buona per davvero. Adesso la parola al segretario generale della Uiscuola Massimo Di Mella. Ma grazie a tutti voi che siete intervenuti, alle segreterie dei sindacati scuola del Lazio per aver organizzato questo incontro. In queste ore, in questi giorni, in tutte le piazze d'Italia sono previste, si stanno facendo incontri della scuola con le forze politiche, con la cittadinanza. Sono molto importanti, l'incontro di oggi è molto importante, desidero ringraziare tutti i parlamentari che sono intervenuti ad ascoltare, quelli che sono intervenuti e che ci hanno rappresentato la loro posizione. Nell'ordine, noi abbiamo fatto il 5 maggio, veniva ricordato, uno sciopero che ha visto oltre 600.000 persone e tantissime altre nelle manifestazioni. A molti è sfuggito che questo sciopero, Fassina ricordava, mi sembra, l'importo che ciascun lavoratore ha pagato, ha prodotto nelle casse dello Stato 42 milioni di euro, 42 milioni di euro che passano dalle tasche dei lavoratori che hanno protestato allo Stato. Bene, questo impegno richiede rispetto e abbiamo bisogno che il governo, che il Parlamento rispetti quella giornata e tutti i lavoratori della scuola. Lo può fare in un modo, faccia un provvedimento nella discussione, destini 42 milioni alle scuole del nostro paese, non le tenga chiuse nelle casse dello Stato per il contenimento della spesa pubblica, faccia questo segnale dalla scuola alla scuola. Poi è una manifestazione, uno sciopero che è importante perché siete tutti i sindacati, la CGIL, la CISL, la UIL, l'Ognanza, la GITA insieme. Abbiamo avuto degli incontri con Parlamento, con la Tovita, con la sedia del Partito Democratico, nessuno in quella sede ha dato riscontro alle nostre richieste che abbiamo fatto a nome della scuola. Ci hanno ascoltato ma non hanno dato risposte. Questo atteggiamento fino ad ora è però stato conseguente, se si vota contro il Giovenzi, si vota contro il Ritardo, poi contro le riforme della scuola, tre riforme cardine. Noi abbiamo posto tre problemi, si apre un problema enorme a cui precariato, un piano pluriennale per tutti coloro che hanno tre anni, un processo di cambiamento del dove PD, oppure bisogna prendere atto, non può essere l'emendamento che ha rinviato di tre anni il licenziamento per l'utilizzo con contratti a termine, io continuo a combattere all'interno in violazione delle norme europee. Il governo si mette a posto un'illusione o una connessione sentimentale con un partito. Secondo, che rischia di diventare i superpoteri del dirigente scolastico, qui siamo all'operazione più totale. La nostra protesta non è soltanto per il clima che si vede, noi vedremo quello che succederà prima alla Camera, insieme la scelta dell'insegnante, la valutazione, la destinazione dell'incremento retributivo, il giudizio che è fatto anche dai genitori e dagli studenti, il risultato è che non c'è più il pluralismo culturale e la libertà di insegnamento, la rovinano la scuola così, fermatevi, cambiate, togliettela questa cosa, ve lo stiamo dicendo in tutte le lingue, non è giusto, è sbagliata la scuola, non la vuole. Terzo, non solo blocco del contratto, ma nella legge stabilisco che non c'è più il contratto, mi pare un dialogo molto non saremo nulla a categoria, ma è instaurato.
stato uno scontro tra governo e la scuola, esattamente quello che ha detto, tra governo e il paese. Quello non è un dialogo, ma noi abbiamo bisogno, abbiamo la solidarietà, la partecipazione dei genitori, grazie mille, delle famiglie, degli studenti. È in gioco il valore della scuola libera e della scuola statale italiana, che deve migliorare, ma non può essere riportata al modo di mercato libero. Ciao, ciao. Aveva chiesto di andare il 28, che poi andranno al Senato a cambiare. Noi continuiamo a sollecitare il governo a fare una cosa semplice: convocare i lavoratori sindacali, entrare nel merito, non mandare messaggi negativi. Messo? Di partire. La cosa evidente di questo discorso è che l'insegnante scolare è il cliente ultimo con il quale deve intervenire ogni giorno, deve rispondere ai loro quesiti, deve spiegare, lui parla per loro, deve avere un messaggio televisivo che ascolta e non risponde. E so che se senz'altro raccogliamo la disponibilità degli interventi di sotto al palco. Dicevo anche Marzio, un liceo di Ostia, quindi del decimo municipio. Il nostro slogan, lo slogan che abbiamo scritto sui nostri striscioni dice così: riforma sì, ma non così. Qual è il segnale che volevamo dare? Lo sappiamo che ci sono cose che nella scuola non funzionano e le vogliamo migliorare, ma non si possono migliorare in questo modo. Quindi, prima ancora di entrare nei particolari nei quali molti meglio di me sono entrati, vogliamo dire una cosa chiara a questo governo, prima ancora che al Parlamento, che è stato esautorato del suo potere. Questa riforma non la può fare il governo, la deve fare il Parlamento e la democrazia. Quindi, riforma sì, da fare, ma non così. Hanno ascoltato, anzi non hanno ascoltato, hanno sentito associazioni dei genitori, degli studenti, degli insegnanti e di tutto quello che è stato detto. Pochissimo è stato colto negli emendamenti fatti notte e giorno da parlamentari dello stesso partito di maggioranza, che essi stessi hanno detto grazie perché ci avete dato l'opportunità per migliorare un orrore. E allora la riforma si deve fare, ma si deve fare insieme. Pertanto noi chiediamo e non ci fermeremo fino alle proteste più estreme, chiediamo che venga ritirato il disegno di legge, che venga stralciata l'assunzione dei precari fatta nella modalità che poco fa veniva individuata e non in questa modalità, che venga fatto l'organico di fatto e non per trasformare gli insegnanti in prostitute di reti di scuole, ma per farle diventare davvero portatori di una flessibilità didattica, di una scuola che è davvero di tutti e di ciascuno. E non la si fa questo mettendoli a disposizione di un dirigente che nella migliore delle ipotesi è un buon sovrano e nella peggiore delle ipotesi un pessimo sovrano. Ecco, quindi noi non ci fermiamo. Non vado nei particolari, non ci piace niente di questa riforma, non ci piace nulla, non ci piace che si prendano i soldi dai privati per darli alla scuola pubblica facendo scuole di serie A e di serie B, non ci piace che si prendano i soldi pubblici per darli alla scuola privata, non ci piace che lasciano fuori precari che hanno lavorato, studiato e pagato migliaia di euro per formarsi. Non ci piace il dirigente Reuccio, e lo abbiamo messo in piazza la settimana scorsa per protestare contro questa riforma.
non ci piace una scuola competitiva. In sostanza, questo disegno di legge va ritirato perché non ce ne piace la filosofia, cioè la scuola non è un'azienda, la scuola è una comunità, la scuola è un luogo dove faticosamente persone diverse tra di loro lavorano per raggiungere un obiettivo con le persone, non sulle carte, non nel prodotto. La scuola non fa prodotto e si può modificare, emendare. Io ho visto prima dei parlamentari che hanno dato l'anima per emendare, e noi abbiamo seguito, lo vorrei dire al presidente Renzi, mica avevamo bisogno della letterina, noi l'abbiamo letto il disegno di legge, abbiamo seguito gli emendamenti, sappiamo davvero cosa c'è scritto, a prescindere dalla sua capacità retorica e dialettica, a volte assecondata in maniera strumentale dai mezzi di comunicazione di massa. Speriamo che oggi siano limpidi, liberi e rispettosi di questa manifestazione. Quindi non avevamo bisogno della letterina. Gli emendamenti li abbiamo seguiti, è vero, sono relativamente migliorativi. Quello che rimane è una cosa inaccettabile. La scuola è pensata come un'azienda e la scuola non è questo, e noi ci rifiutiamo di volerla così. E faremo tutto, ma veramente tutto quanto nelle nostre possibilità, perché questa riforma non passi, e se passerà perché venga in qualche modo ritirato o cancellato dalla sua incostituzionalità legata alla libertà di insegnamento che viene oppressa, e che fino a che c'è ancora questa Costituzione, nonostante l'Italia come vale ancora. Conclusione, noi non solo chiediamo con forza, non so se l'onorevole Fassina è ancora qui, non solo chiediamo alla minoranza del PD di opporsi fino alla fine, no, noi chiediamo al presidente Renzi, non dico di fare una cosa di sinistra perché non gli viene possibile, ma facesse almeno una cosa democratica, ce la può ancora fare. Allora, come diceva giustamente la collega, noi il disegno di legge l'abbiamo letto, qualche volta abbiamo l'impressione che non l'abbia letto il ministro della pubblica istruzione, che però dice agli altri: ma voi l'avete letto? Siccome sappiamo che gliel'hanno comunicato, persino la decisione di trasformare il decreto in disegno di legge gliel'hanno comunicato i giornalisti, penso insomma che il ministro della pubblica istruzione ogni tanto potrebbe risparmiarsi battute che sono chiaramente non all'altezza della situazione. Secondo me invece l'ha letto benissimo, sanno benissimo cosa stanno facendo e l'obiettivo è chiaro: distruggere la scuola pubblica italiana. Hanno un solo obiettivo, stanno facendo quello che neanche Berlusconi era riuscito a fare. Diciamolo come stanno le cose. È vero, c'è anche un misto di incompetenze in questo disegno di legge, c'è anche una buona parte di competenza, perché gran parte delle persone che ci hanno messo le mani sono persone che non conoscono il mondo della scuola, che non sanno com'è la scuola. Io sono un docente prima di essere un parlamentare e sono qui innanzitutto come docente più che come parlamentare, ma voglio testimoniarvi quello che sta accadendo lì dentro, perché vedete l'ipocrisia dei deputati del PD, perdonatemi questa cosa, ma l'ipocrisia dei deputati del PD che prima là dentro hanno votato adesso contro l'abolizione della chiamata diretta e ora qua vengono a dire che sono contrari al provvedimento, io non la tollero, si assumessero tutti le proprie responsabilità. Il PD sta portando avanti questa porcata, il PD, se il Movimento 5 Stelle un giorno dovesse fare una cosa del genere io uscirei immediatamente, non ne avrei timore, subito, il giorno stesso. Non proverei a dire sì, ma forse una cosa si è cambiata, sì, forse questo lo otteniamo. Anche perché i cambiamenti che stanno facendo sono peggiorativi. Vi dico due cose che hanno cambiato. Hanno detto che hanno eliminato il fatto che il preside possa approvare il piano dell'offerta formativa triennale. Non è vero. È vero che l'approverà ufficialmente il Consiglio d'Istituto, ma sulle direttive che sono decise dal dirigente scolastico. Cioè il dirigente scolastico decide quello che deve essere e i docenti dovranno scrivere, fare il drafting normativo, scrivere il testo. Questa non è collegialità. Hanno appena bocciato l'emendamento, il nostro emendamento che diceva che il dirigente propone, non decide, propone, ma l'hanno bocciato. Hanno appena bocciato l'emendamento che eliminava la chiamata diretta, l'hanno fatto adesso, l'hanno proprio in questo istante, un'ora fa, e adesso torneranno ad approvare queste norme. Allora dobbiamo smetterla, noi dentro possiamo fare purtroppo poco,
perché hanno messo il bavaglio alle opposizioni. Io personalmente sono stato espulso per 20 giorni e non potrò votare gli emendamenti perché ho gridato onestà in Parlamento, perché onestà in Parlamento non si può più urlare. Siamo arrivati a questo punto. Hanno messo la ghigliottina in commissione, hanno messo il bavaglio in commissione, hanno messo la ghigliottina in Parlamento. Purtroppo è questa la situazione, questo DDL si blocca soltanto con una grande mobilitazione e pressione da fuori. E badate bene che io perdono i sindacati, ma non sono i sindacati che hanno indetto la mobilitazione, è il mondo della scuola che ha indetto la mobilitazione. Tutto il mondo della scuola, famiglie, studenti, docenti, una mobilitazione che non si vedeva da 30 anni probabilmente, e sono tutte una mobilitazione nel merito, non è strumentale. Chi non ha letto il provvedimento probabilmente sta nel ministero, non qui tra chi protesta lo conosce bene. Noi abbiamo lanciato un appello, anche noi saremo in piazza il 19 davanti al Parlamento, saremo sempre in piazza, perché ripeto, questo DDL si può bloccare soltanto da fuori, soltanto se il paese reale costringerà per una volta il Parlamento a fare quello che gli chiede l'Italia. Non molliamo. Chi è signore? 5 Stelle, il nome non lo... Allora grazie all'onorevole Vacca, l'unica precisazione che vogliamo fare è che non esiste differenza tra mondo della scuola e organizzazioni sindacali. Le organizzazioni sindacali hanno eletto le RSU con la partecipazione dell'80% degli aventi diritto e hanno legittimazione da questo e dal fatto che sono coloro che organizzano queste occasioni di espressione. Detto questo, la parola adesso al segretario generale della FLC-CGIL, Mimmo Pantaleo. Vai Pantaleo! La ministra Giannini ha dichiarato poco fa che lei è contenta che è stato approvato l'articolo 1 del disegno di legge sulla brutta scuola. Ora, io credo che un ministro dovrebbe vergognarsi di aver approvato un disegno di legge di quel tipo. E dovrebbe vergognarsi perché in realtà quel disegno di legge riporta la scuola indietro, riporta ad una scuola classista nella quale sostanzialmente l'indicazione, questo è l'impianto di questo disegno di legge. E poi vorrei dire a Renzi, i Gessetti, la Lavagna, che molte scuole oggi non hanno avuto ancora le risorse per il funzionamento delle scuole e molti insegnanti portano da casa i gessetti, molte scuole hanno le lavagne rotte e nessuno le ripara, e quindi da questo punto di vista il Presidente del Consiglio dovrebbe andare dietro quelle lavagne, non avanti a quelle lavagne. E poi voglio dire anche un'altra cosa, guardate, noi dobbiamo essere grati agli studenti, perché l'altro giorno a Palazzo Chigi ministri e sottosegretari hanno tentato di scagliare gli studenti contro i sindacati e i docenti, e io penso che è stato importante da parte degli studenti respingere. Non ci può essere l'uomo solo al comando. Se Renzi in Parlamento ha dei sudditi, noi nelle scuole vogliamo partecipazione e democrazia. Noi non siamo sudditi, non pensiamo solo al personale docente, ma pensiamo a che cosa succede sugli ATA, ad esempio, in una condizione in cui questo personale a settembre ci saranno 2000 tagli, non gli dai le posizioni economiche e li sottometti anche quelli in un'organizzazione all'interno della scuola simile a quelle delle aziende in cui c'è il capo e gli altri che obbediscono. E anche quest'idea che tu addirittura dai la possibilità a un dirigente di assumere e quindi apri la strada alle discriminazioni, ma chi assume? Un docente disabile, un docente in malattia, una donna in maternità, ma anche uno che ha idee culturali diverse dal dirigente, chi l'assume? Chi l'assume? Noi crediamo che la scuola non può essere questa, ma deve essere elemento di uguaglianza, di solidarietà. E anche qui questa storia dei 200 milioni. Diamo al 5% dei docenti 500 milioni, dopo che li blocchi i contratti, li blocchi la contrattazione. Ma non solo,
gli tagli di 600 milioni, il MOF, perché oggi all'interno delle scuole molte prestazioni non sono pagate perché il MOF non c'è. E poi hai scuole che cadono a pezzi, genitori che devono pagare, prendete 200 milioni e dateli alle scuole, garantiti i sistemi di istruzione e rinnovate i contratti nazionali piuttosto, rinnovate i contratti nazionali perché la valorizzazione professionale la vogliamo noi. Noi siamo il sindacato che vuole la valorizzazione, ma la valorizzazione non si fa con un nucleo di autovalutazione in cui metti insieme due docenti, metti insieme un genitore, metti insieme uno studente in una sorta di corporazione in cui alla fine però decide sempre il dirigente scolastico perché non ci sono le competenze e quindi dai soltanto ad alcune le risorse e non a tutti e così cancelli i contratti alla contrattazione. Insomma, noi non siamo disponibili ad accettare ricatti, lo voglio dire in maniera chiara. Se qualcuno pensa di ricattarci si sbaglia. E guardate, oggi io trovo importante che perfino la CEI oggi dice non andare muro contro muro. Bene, ma il muro contro muro lo sta facendo questo governo nei confronti dei sindacati, non noi. Lo sta facendo il governo con la sua idea autoritaria, con il suo autoritarismo. E noi andremo avanti. Io penso che da lunedì non solo noi dobbiamo fare i presidi 18, 19 e 20, ma io credo che in ogni scuola le RSU devono essere protagonisti di assemblee aperte, di aprire una discussione e un confronto. Ci sono alcune scuole anche in Italia in cui i docenti hanno deciso le assemblee permanenti. Ci sono molte scuole che lunedì andranno in piazza in tante parti d'Italia. Insomma, il movimento cresce e continuerà. E lo voglio dire anche qui a Renzi. Non siamo di fronte a minoritari, ad un movimento minoritario, no, noi siamo maggioritari nel paese, non minoritari, perché noi difendiamo la scuola della Repubblica, perché la scuola è organo costituzionale, non appartiene ai sindacati, dice Renzi, certo che non appartiene ai sindacati, ma non appartiene nemmeno a lui e al suo governo, la scuola è del paese e degli italiani, la scuola è di chi ci sta oggi all'interno della scuola e quindi da questo punto di vista noi dobbiamo andare avanti e anche qui, e chiudo, io lo voglio dire, qui ho visti tanti parlamentari, guardate, in questa partita c'è un problema di come anche le istituzioni, il Parlamento ricuce con il paese reale, perché molti cittadini andando in giro per le assemblee hanno l'impressione che quel luogo lì, quello che ha alle spalle è un luogo chiuso in cui prevalgono interessi, caste, clientele, malaffare e non un luogo dove si danno le risposte ai diritti dei cittadini. Questa è la verità. In questa vicenda della scuola è in gioco anche la credibilità delle istituzioni che noi vogliamo difendere, perché la democrazia, soprattutto per chi sta nella scuola, è valore fondamentale. La scuola è democrazia e quindi in questa battaglia oggi che noi facciamo sulla scuola pubblica, per la difesa della scuola pubblica, c'è una grande battaglia ideale fondamentale ed una battaglia anche per l'uguaglianza. Io trovo scandaloso, guardate, sta vicenda del 5 per 1000, se ne parla poco, ma è un elemento di discriminazione, ma perché devi dare i soldi alle scuole collocate magari in quartieri migliori, in cui vanno i figli delle persone per bene, quelli che hanno i soldi? Si vuole dare il 5 per 1000? Si faccia un grande progetto contro la dispersione scolastica, si dia alle scuole la possibilità effettivamente di andare avanti, si dia alle scuole la possibilità di comprare quei gessetti e quelle lavagne su cui ha tentato di scrivere Renzi, ma molte delle quali sono rotte, e i gessetti, le persone insieme alla carta igienica, tante cose le portano da scuola. Sarebbe bene che incominciava a ragionare su quello. Avanti ancora con la battaglia. Allora, la parola a Scaglione Giovanni, precario di terza fascia. Buonasera a tutti, mi chiamo Scaglione Giovanni, insegno in una scuola di Ostia Lido, istituto comprensivo Viale Vega. Allora, le questioni che sono state messe sul piatto sono tante, è inutile ribadirle, si potrebbe contestare questa, chiamiamola riforma, che per me è solo peggiorativa, ma non solo per me. Su tutti i punti si potrebbe contestare, nella forma e nel contenuto. C'è stato venduto un piatto, un insieme di cose come se fossero chissà quale manna dal cielo, mentre in realtà si spacciava una cosa per un'altra, cambiando le parole anche a distanza di giorni e adattandole al contesto momentaneo. Però in questo momento mi vorrei soffermare su un punto molto particolare che spesso viene trascurato. Non solo dai media, non solo nei 100.000 persone
ne lascerà a casa altre decine di centinaia di decine di migliaia. Sono le persone della seconda fascia, della terza fascia, di cui nessuno parla. Esiste la terza fascia, che è quella dei cosiddetti non abilitati, che non hanno ancora fatto il TFA, una grandissima truffa, 3.000 euro per ogni pezzo di carta abilitante. Ebbene, queste persone, chiedo, sono abilitate o no? Da decenni anche di servizio, 4, 5, 10, 15 anni di servizio dentro le scuole, io ne ho 8, c'è una persona carissima che conosco, va in pensione in terza fascia quest'anno, e vogliamo raccontare che non ha esperienza, vogliamo dire che un ragazzo di 24 anni senza nulla togliere alle sue capacità fa il TFA, vince il concorso, va in cattedra senza nemmeno un giorno di supplenza ed è più esperto di noi. Vogliamo dire questa bugia, vogliamo raccontare queste balle alle persone, ci vogliamo rendere conto che ci sono decine di migliaia di famiglie che a settembre stanno a casa senza lavoro, a 50 anni dove vanno a cercare il lavoro, che hanno fatto sempre gli insegnanti. Chi insegna lettere, matematica, scienze, che cosa fa domani? Che fa a settembre? Renzi, che fa a settembre? Non raccontare palle agli italiani. Hai raccontato che verranno assunte queste persone, che si toglierà il precariato, certo, l'eliminazione totale del precariato, a monte. La sentenza della Corte Europea che impone un certo numero di persone che... Benissimo, grazie. No, cazzate, io voglio segnalare anche che è in piazza a portare la segretaria di Graziano, la delegazione di radicali con Luisa Bergantini e Marco Mannello. La parola adesso a Rino Di Meglio, coordinatore nazionale CIT. Buonasera colleghi. Ma questa sera le famiglie sempre più gravosi pezzi, ma si toglie la governo della scuola attraverso il dirigente scolastico. Quindi, come vi dicevo, non si vede e non si comprende quello che accade nelle scuole, perché altrimenti questi aspetti non li si attuerebbe mai attraverso una norma imperativa, ma sempre attraverso un rinnovo contrattuale. Noi abbiamo un rinnovo contrattuale bloccato dal 2009 e dal 2009 ad oggi sono cambiate tantissime cose attraverso delle norme imperative, attraverso dei regolamenti, dei decreti legge e dei decreti legislativi che vanno a forzare il programma. Io non ho mai votato Scala Bianca. Ottimo. Probabilmente lo farò la prossima. Magari ci saranno
magari staremo altri 10 anni all'opposizione, però c'era bisogno dell'opposizione in questo paese dopo 20 anni di giugno. Questo è più importante, poi mi fa piacere comunque dirlo, penso che questa è una cosa che la prendo così. Bisogna cambiare, questo è vero. Però pure scimmiotta cavolate, pure su quello bisogna programma formativo. Come noi scimmiottiamo cavolate, però lei qui hai ascoltato in piazza a manifestare contro il partito che hai votato. Questa è uno slogan, non è uno slogan, l'avevo votato, non ho votato a sella, ma perché pretendevi che io dovessi dare fiducia a questo partito che è un partito marcio? Io non la voglio dare, no, io ti dico tu che cosa costruire, faccio l'opposizione, io il Movimento 5 Stelle non si allea, questa è una cosa, e per lei è un errore. Personalmente non la condivido, la rispetto. Che c'è gente non si può dialogare con lei, io dialogo, ma quello che ha preso i quattrini sta dentro in Parlamento, io non so niente da dire, quindi da soli contro tutti. Spero che lei ci darà una volta fiducia, ma non lo so, io osservo, li guarda, leggo, personalmente non ho nessuna fiducia, niente, e nel Movimento ascolto quello che dici quando parli. Quando invece senza fanno slogan, questo a me non dice niente. Le ho parlato, rispettare anche i problemi della finanza pubblica, che può prevedere buon lavoro, nel momento in cui vanno in pensione, gli altri docenti, gli insegnanti,